Si può utilizzare l'indirizzo IP di chi scarica illegalmente contenuti dal web per identificarli e punirli? Nel tempo c'è stato un contrasto giurisprudenziale su questo, alcune sentenze favorevoli e altre contrarie, ma adesso è intervenuta la Corte di Giustizia europea, vediamo che cosa ha detto. E poi torniamo un attimo in Italia, perché il Consiglio di Stato ha punito Google per dei contenuti all'interno della sua rete, non vi dico quale, andate a guardarlo. Dei contenuti inseriti da altri, la responsabilità di Google. E poi che cosa sta succedendo su Amazon che sta pubblicando al mondo i dati personali dei seller, mettendoli in chiaro e con un grave rischio per la sicurezza anche degli account? Io sono Antonino Polimeni, sono un avvocato che si occupa di diritto di internet e questo è il caso Non Esiste, rassegna settimanale delle notizie più rilevanti del nostro mondo in chiave digitale. Iniziamo. Ricordo una volta che si era rivolto a noi un cliente a cui avevano fatto una richiesta di risarcimento del danno per il pagamento di una licenza di un software di circa 50.000 euro, perché questo software era stato installato in maniera abusiva. Ma come facevano a sapere esattamente che il software era stato installato da quella persona, da quell'azienda? Sostanzialmente tramite l'indirizzo IP. Perché all'installazione, all'avvio di questi software c'era una verifica dell'impronta, chiamiamola così, più che verifica c'era un salvataggio dell'impronta che poi era l'indirizzo IP dell'azienda installante, che poi aveva un IP fisso, non un IP dinamico. E quindi facilmente utilizzando un banalissimo servizio di WHOIS dell'indirizzo IP, erano risaliti a questa azienda e avevano effettivamente inviato questa lettera in cui richiedevano o l'acquisto di tutti gli anni pregressi di licenza oppure una sanzione di 50.000 euro. Ci siamo chiesti qui in studio se quell'acquisizione degli indirizzi IP, a prescindere, perché non era stata rilevata alcuna attività illecita in generale, nel momento in cui io installavo il software, veniva salvato il mio indirizzo IP. E quindi poi nell'abbinamento con il seriale probabilmente del software, adesso non ricordo nemmeno, abbiamo fatto anche la richiesta di accesso. Ai sensi addirittura forse era precedente al GDPR, quindi ai sensi insomma del decreto legislativo 70 2000, 196 2003, scusate. E ci siamo chiesti se era lecito oppure no salvare l'indirizzo IP in quel modo. Del resto, venivamo da un periodo in cui i giudici si erano posti il problema se autorizzare o meno la conversione degli indirizzi IP in nominativi, quindi autorizzando chi aveva raccolto questi indirizzi IP per questo utilizzo per questa installazione del software, ma in generale c'erano tanti casi dovuti alla pirateria online, all'acquisizione di indirizzi IP che scaricavano canzoni, c'era proprio un noto caso studio, e in quel caso gli editori erano riusciti ad avere gli indirizzi IP e si poneva il problema di come tramutare questi indirizzi IP presso i provider telefonici in nominativi, e c'era effettivamente la necessità dell'intervento di un giudice, perché il giudice doveva autorizzare le compagnie telefoniche a convertire gli indirizzi IP in nominativi. Ecco, la stessa cosa è avvenuta più recentemente con lo streaming online. Ma effettivamente questa acquisizione di indirizzi IP e questa traduzione degli stessi in nominativi violava o
o no la privacy. È intervenuta finalmente la Corte di Giustizia europea con un principio che aiuterà molto, insomma, i titolari dei diritti d'autore, che si tratti di streaming, che si tratti di software, che si tratti di musica, perché ha stabilito una volta per tutte e in maniera praticamente definitiva che sì, è possibile utilizzare questi indirizzi IP per convertire l'indirizzo IP in nominativo per tutelare il diritto d'autore. Sostanzialmente era un bilanciamento: vale più la privacy o vale più il diritto d'autore? Fino a ieri moltissime sentenze hanno fatto valere di più la privacy. La privacy è un diritto della persona, il diritto d'autore no, quindi la privacy è un diritto superiore. E queste aziende quindi non potevano ottenere i nominativi. Oggi cambia tutto. Oggi cambia tutto perché la Corte di Giustizia europea dice che chi commette degli atti di pirateria non può invocare il diritto alla privacy. La sentenza chiaramente dice delle cose importanti su come devono essere trattati questi dati personali. Ovviamente c'è un principio di minimizzazione che deve essere sempre rispettato, che il dato personale deve essere utilizzato solamente per lo scopo a cui è necessario e poi subito cancellato, che non si possono acquisire ulteriori dati oltre semplicemente a quello, per esempio nel caso del software con dell'abbinamento con il seriale. Quindi anche all'interno di un sistema di tutela della privacy sarà possibile a domani per i giudici autorizzare la conversione degli indirizzi IP in nominativi. E, insomma, questo è molto interessante per i giuristi perché il diritto d'autore assume una rilevanza superiore rispetto a un diritto della personalità della privacy. Però io mi pongo anche altri problemi, perché il mio indirizzo IP in questo modo viene sempre comunque acquisito da queste aziende, anche se non sono un pirata. E quindi è giustificabile il fatto che queste aziende possano in qualche modo, nella loro attività di indagine, acquisire indirizzi IP anche di persone che non stanno commettendo nessun tipo di illecito? E sarà questo, insomma, il prossimo punto che sarà necessario attenzionare. Bisognerà probabilmente, se io fossi un avvocato di una di queste aziende, nel momento in cui con molta velocità e con molta fretta io accerti che non si tratta di pirateria, devo ovviamente scartare l'indirizzo IP e ovviamente non conservarlo. Probabilmente devo rendere tecnicamente possibile un immediato confronto un immediato accertamento sulla legittimità o meno dell'utilizzo di quel determinato software, canzone, musica, streaming da parte di quell'utente e casomai cancellare immediatamente il dato. Molto interessante, tantissimi, tantissimi principi da non sottovalutare. Andiamo avanti. Siamo alle solite. Una sentenza di questa settimana del Consiglio di Stato ha stabilito che Google è responsabile per l'advertising dei suoi inserzionisti. Siamo alle solite perché il profilo della responsabilità del provider per i contenuti che altri caricano all'interno della piattaforma, in generale delle piattaforme, è sempre stato un problema, è sempre stato un qualcosa su cui discutere. Perché? Perché bisogna capire quanto effettivamente sarebbe ipoteticamente possibile un controllo da parte di questi provider per eventualmente scongiurare determinate attività illecite all'interno dei propri profili. Ricordiamo la sentenza Vividown, dove Google fu condannata per dei contenuti che erano stati inseriti da parte di altri all'interno della piattaforma. Lì ci fu tutto un caso giudiziario incredibile. Insomma, ci sono
delle sentenze a step, poi questa sentenza fu annullata. Insomma, c'è tutta una storia sulla responsabilità del provider. E questa sentenza di questa settimana del Consiglio di Stato, che ricordiamo è il tribunale più in alto in tema di gradi di giudizio nella giustizia amministrativa, tribunale che ha stabilito quindi che Google sì è responsabile per le pubblicità all'interno dei suoi circuiti. E in questo caso si parlava di pubblicità del gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo, pubblicità del gioco d'azzardo, decreto dignità del 2018 l'ha vietata, l'AGCOM, anzi in questo caso aveva sanzionato già la società per aver consentito la sponsorizzazione, e il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza contro la società di Mountain View. Qual è il punto focale fondamentale di questa sentenza di cui dobbiamo parlare? Google è un hosting passivo, Facebook è un hosting passivo, tuttavia, in determinati casi e soprattutto all'atto del pagamento di una inserzione da parte di un inserzionista, c'è una sorta di approvazione, sebbene algoritmica, una sorta di approvazione per stabilire se quel contenuto è effettivamente lecito oppure no. Ecco, in questa fase entra proprio l'AGCM che è l'AGCOM. Ecco, in questa fase entra proprio l'AGCOM, che dice: se tu mi fai la verifica e il controllo, ne abbiamo parlato nel caso non esiste proprio qualche settimana fa, se tu mi fai un controllo preventivo, non puoi farmi passare poi delle pubblicità che sono palesemente relative al gioco d'azzardo. Quindi devi implementare all'interno dei tuoi sistemi un qualcosa che facilmente, con gli algoritmi di oggi, con l'intelligenza artificiale, ma insomma anche semplicemente con il ban delle parole, facilmente devi identificare questi contenuti. Perché non puoi lucrare e far passare in maniera, diciamo, facile, superficiale, velocemente, senza soffermarti troppo, certi contenuti ad alto rendimento, lucrando tu come Google. E quindi sostanzialmente il collegio ha confermato questa pronuncia, che segna un ulteriore punto storico nel contrasto ai contenuti illegali online. E la conseguenza quale sarà? La conseguenza sarà che Google, ma così come tutti gli altri provider e piattaforme, dovranno fare sempre quel gradino in più, dovranno sempre mettere in pratica quello sforzo in più che è richiesto dai vari stati per prevenire le attività illecite. Provider che in questo momento sono anche sotto la lente di ingrandimento, perché ovviamente c'è il DMA e il DSA che li obbligano a ulteriori attività di controllo. In sostanza, avranno da questo momento in poi un ulteriore tassello a cui dover badare. È giusto o non è giusto? Secondo me sì, perché non si può più considerare un provider, un social network, scusate, o un motore di ricerca come Google, che hanno una canalità importante dal punto di vista delle varie funzioni e dal punto di vista dell'intromissione all'interno della sfera personale dei semplici provider. Pensiamo per esempio agli aspetti relativi alle elezioni. Adesso siamo in periodo di elezioni. Chi è che ha l'obbligo di par condicio? L'obbligo di par condicio, per esempio, ce l'ha solamente un editore, il motore di ricerca, il social network non hanno obblighi di par condicio perché vengono considerati dei semplici provider. No,
Anche qui è intervenuto il tribunale un paio di volte dicendo non potete considerarvi dei semplici provider, perché effettivamente ormai siete qualcosa di più, siete assimilabili agli editori da una parte, siete assimilabili agli organi di stampa, siete assimilabili a, per alcuni versi, anche alle società intermediarie di pubblicità, quindi insomma dovete assumere degli obblighi senza nascondervi dietro la figura del semplice, del mero provider. Andiamo avanti con l'ultima notizia. Con un nuovo aggiornamento, Amazon ha deciso di mostrare a tutti l'email e il numero di telefono di tutti i seller. Questa cosa è molto grave, perché se da una parte risponde probabilmente a un meccanismo di trasparenza tanto voluto e tanto richiesta negli ultimi anni, dall'altra parte il seller, molto spesso anche ditta individuale, quindi che gode dei diritti della privacy, si ritrova il proprio numero di cellulare, la propria email, spesso personale, all'interno della pagina dell'azienda. Con da una parte dei problemi relativi proprio alla privacy, nel senso che se l'avessi saputo prima avrei fatto un numero ad hoc e un'email ad hoc, mentre non essendoci scritto questo all'interno delle informative privacy, non essendoci necessità nel momento in cui mi sono iscritto come seller di divulgare il mio numero di telefono e la mia email, ho messo quelli personali. Adesso in questo momento viene stravolto questo principio e vengono pubblicati. Se l'avessi saputo prima non l'avrei fatto. Quindi da una parte c'è un problema relativo alla privacy, dall'altra parte c'è un problema molto serio in relazione alla sicurezza degli account. Perché con tutto quello che vediamo in giro, con tutta la pirateria, gli hacking dei vari account, ovviamente ci ritroviamo di fronte a un rischio di incrocio i dati personali, email e numero di telefono, sul quale arriva anche l'OTP, che in mano agli hacker ovviamente possono creare dei problemi seri. Quindi privacy da una parte e hacking dall'altra. Ma quando si parla di Amazon io ho solo un nome in testa, che è Alberto Caschili. Alberto Caschili, che è un nostro collaboratore che si occupa, con il suo studio, che si occupa di seguire tutti i seller su Amazon. E quindi, Alberto, raccontaci un attimo di questa situazione. Cosa ci dici? Con l'ultimo aggiornamento della policy, Amazon ha deciso di mostrare a tutti gli acquirenti, quindi della piattaforma acquirente, i dati relativi alla mail di login del seller central delle aziende che operano su Amazon e il numero di telefono registrato nell'account dove arriva l'OTP di accesso. Queste informazioni sono mostrate nell'area relativa al profilo aziendale, dove sono inserite altre informazioni come la sede legale e gli indirizzi di contatto. Quindi non so se Amazon abbia deciso di farlo per questioni di trasparenza, che però non trovano ragione d'essere, in quanto esiste la sezione apposita dove sono presenti i contatti aziendali che possono essere utilizzati per parlare appunto con l'azienda che vende quel determinato prodotto. Ora, i risvolti di questo nuovo aggiornamento possono essere tanti e anche gravi. Basti pensare ai problemi relativi alla sicurezza degli account. Avendo ovviamente le due informazioni principali necessarie per poter fare l'accesso all'account, è possibile che malintenzionati, hacker, pirati informatici possano più facilmente impossessarsi di un account seller central. Pensate che capita più spesso di quello che potete immaginare. Dover gestire dei casi di hackeraggi di account, proprio perché c'è stata una fuga di informazioni che possono essere rilevanti per poter accedere all'interno degli account. Inoltre, molto spesso queste due informazioni non sono relative all'azienda, ma spesso gli account sono associati a email personali, quindi nome e cognome @dominio.it o numeri di telefono personali di manager, di titolari o di altri soggetti.
Questo ovviamente ha dei risvolti in ambito privacy, in quanto appunto sono dei dati che sono tutelati e tra l'altro non c'è stata alcuna innovazione, alcun aggiornamento, ecco, della privacy policy di Amazon in merito all'utilizzo e alla, diciamo, necessità di dover mostrare questo tipo di dati. Ancora di più, non c'è stato alcun aggiornamento in merito all'utilizzo sia del mail di login sia del cellulare associato all'account preventivo rispetto a questo aggiornamento. Noi, dal canto nostro, abbiamo segnalato ad Amazon il problema. Gli operatori ci hanno risposto stupiti, ci hanno detto che avrebbero preso in carico la questione e ci hanno chiesto di non agire legalmente. Noi non ci siamo qualificati come consulenti legali, ma ci hanno risposto così. Non vorrei che qualcun altro avesse già provveduto a segnalare minacciando azioni legali. Il consiglio che vi posso dare è tenere monitorata la situazione e ovviamente segnalare all'assistenza. Più segnalazioni arrivano, più è facile che Amazon prenda dei provvedimenti. Grazie Alberto, quindi situazione complicata, ovviamente sarà necessario che prendano un provvedimento, altrimenti a mio parere, sulla base di tutto questo, il rischio che possano essere sanzionati, che ci sia un importante problema di violazione privacy è davvero reale. E anche per questa settimana è tutto, io vi ringrazio di avermi seguito e ricordate che solo con le regole si costruisce il futuro perché il caos porta al fallimento. Alla prossima!